Molti giudei da tutto il mondo si trovavano a Gerusalemme per la festa di Pentecoste. C'erano anche i seguaci di Gesù. Erano tutti riuniti ad aspettare il dono che Gesù aveva promesso. Nel mezzo di questa festa, il dono di Dio arrivò. Cominciò con un suono, come un fortissimo vento che riempì la casa dove si trovavano. Dopo, qualcosa che sembrava come fuoco si posò su ognuno di loro. Quindi lo Spirito Santo di Dio riempì tutti quelli che erano nella stanza e lui dette il potere di parlare in lingue differenti. I giudei che venivano da altre parti del mondo li udirono e ne furono stupiti. «Queste persone stanno parlando la nostra lingua», dissero, «e proclamano le cose meravigliose che Dio ha fatto». «Questo è il dono di Dio», spiegò Pietro. «Era stato promesso molto tempo fa. È arrivato a noi attraverso Gesù, il Messia. Voi lo avete crocifisso, ma Dio lo ha riportato in vita». «Cosa dobbiamo fare?» chiese la gente che si sentiva triste. «Ravvedetevi dal male», disse Pietro. «Credete in Gesù Cristo. Lui vi perdonerà i peccati e vi darà il suo Santo Spirito». In quel giorno, 3.000 persone furono battezzate. Esse furono le prime di molte persone che avrebbero creduto in Gesù come proprio Salvatore.